Se volete essere qualcuno, se volete inventarvi un qualcosa, se volete far breccia nel mondo del fitness italiano, non dovete inventarvi cazzate, non dovete spararla tanto grande. Basta un taglio di capelli particolare, basta un taglio di barba, non so, di color blu, diventate barba blu, nuovo fit influencer. Oppure un cappello strano, guardate qua che cappello strano. Potete essere quelli che fanno video a torso nudo, wow, super, faccio video a torso nudo. Oppure, boom, la sparo là, dite semplicemente qualcosa di interessante, però non dovete inventarvi le cazzate. Perché, parliamoci chiaro, questi grassi alti bulk sono una cazzata, è sparata così, là, giusto per dire qualcosa di diverso. Le argomentazioni scientifiche sono una serie di supercazzole così prive di senso che non so neanche come riportarvi qua nel video. L'unica vera ragione, perché questa voglio credere essere l'unica vera ragione, perché almeno un senso ce l'ha, è far appello sulla gola, sulla voglia di Nutella, sulla voglia di burro d'arachidi, di pancetta, di salumi, di formaggio delle persone che finalmente possono spararsele a oltranza in off season. Poi ancora di più, e là mi cazzo veramente, quando dite non riesco a gestire carbo, cioè mangio tanti grassi perché con i carbo non riesco a gestire il mio appanto, che è un po' come dire non riesco a mettere la prima e parto direttamente in seconda. Cazzo, impara a mettere la prima, chiediti perché non riesci a gestire i carboidrati, perché evidentemente c'è un problema. Allora adesso parliamo degli alti grassi in bulk, che non risparmierò neanche chi tiene carboidrati eccessivamente ampi perché ce li butto nel calderone. Adesso parleremo della ripartizione dei macros in una fase di off season, adesso parlo io. E come posterò questo video? Vi porterò a cena fuori, una bella cenetta tra me e voi al lume di candela, da poco è stato San Valentino, ecco, riviviamo insieme quei momenti magici. Inizieremo parlando dei sistemi energetici, non ci andrò troppo pesante, ve lo prometto. Sapete, appena vi sedete, quel piccolo bicchierino di zuppetta dello chef che vi portano giusto per bagnarvi le labbra, ecco, sarà questo. Molto breve, molto succinto, non andremo troppo lunghi. Da qua passeremo al primo, le basi. Che cosa bruciamo normalmente? Lasciamo stare l'attività sportiva per un attimo. Quali sono le linee guida, le indicazioni di quello che bruciamo e perché c'è una certa ripartizione di macronutrienti consigliata? Come la giustifichiamo? Passiamo poi a un altro main course, un menù di degustazione, andiamo belli lunghi, ci mettiamo un po' di tutto. E vedremo che cosa e quanto bruciamo quando facciamo attività sportiva. Piccola digressione, sapete, un intermezzo giusto per bagnarci le labbra, magari un vinello per separare due portate, parleremo della flessibilità metabolica e quello voglio dedicarci un altro video, quindi stringerò veramente tanto. E da là un bel recap, siamo quasi alla fine, vedremo tutte le voci di spesa energetica e poi ci prepareremo al dessert, le nostre conclusioni in cui vedremo esattamente qual è la giusta ripartizione dei macros in bulk e perché alla fine il medio stat virtus. Quindi preparatevi, improfumatevi, fatevi belli carini che vi porto a cena fuori e vi assicuro che sarà una serata indimenticabile. Partiamo, sistemi energetici. Ora, per produrre energia utilizziamo l'ATP, l'adenosina trifosfato. L'adenosina, che è uno zucchero con tre gruppi fosfato, viene scomposta in adenosina difosfato, quindi viene tolto un gruppo fosfato, uno ione idrogeno, e questa divisione produce energia. Ecco così come creiamo energia. Quindi è una reazione chimica molto semplice che produce però tanta tanta energia. Per arrivare a questa ATP il nostro corpo può utilizzare diversi substrati. Sì, perché questo è il punto fondamentale. Il nostro corpo, quello che gli date, utilizza, si adatta, non ha di questi problemi. Quindi se mangiate tanti carbo, pochi grassi, o tanti grassi e pochi carbo, lui si fa andare bene tutto quello che avete. In questo video non parleremo di quello che si può o non si può fare, perché verosimilmente potete fare veramente quello che vi pare. Parleremo di ottimizzazione, come ottimizzare tutto quello che abbiamo. Ora, la determinante principale nel produrre energia è se possiamo o meno utilizzare ossigeno, cioè se le reazioni devono essere molto veloci, tipicamente ad intensità molto elevata, quindi non siamo in grado di utilizzare l'ossigeno, in questo caso si parla di sistemi anaerobici in assenza di ossigeno, oppure se possiamo utilizzarlo, in questo caso si parla di sistemi aerobici. E la variabile principale in tutto questo è l'intensità che abbiamo. Ora, quando siamo a riposo, tranquilli, spaparanzati, il nostro corpo ha la possibilità di utilizzare ossigeno, e nello specifico utilizza un mix di carboidrati e di grassi, ma tende a shiftare un po' di più sui grassi, perché, come vedremo, sono un substrato molto più efficiente nella produzione di energia. Quello lipolitico inizia con la lipolisi, con cui un trigliceride viene scomposto nel glicerolo e tre acidi grassi. Gli acidi grassi vengono immessi in circolo, tramite la beta ossidazione vengono convertiti in acetilcoenzima che entra poi nel mitocondrio e viene utilizzato nel ciclo di Krebs per produrre ATP. Nel sistema aerobico glicolitico invece il glucosio viene convertito in piruvato che entra nel citoplasma, entra nei mitocondri, viene decarbossilato, quindi convertito in acetilcoenzima ed entra nel ciclo di Krebs. Ora, che cos'è che succede? Che i nostri grassi hanno maggior possibilità di produrre ATP. Una molecola di acido palmitico apporta 129 ATP, mentre una molecola di glucosio soltanto 39, quindi sono molto più efficienti, però il problema è che essendo molto più densi a livello calorico hanno più bisogno di ossigeno, 26 millimoli rispetto alle 6 millimoli dei carboidrati. Quindi sostanzialmente i grassi sono più efficienti ma hanno più bisogno di ossigeno, i carboidrati sono meno efficienti ma hanno meno bisogno di ossigeno. Quindi per questa ragione, man mano che la nostra intensità aumenta sempre in aerobiosi, nel mix che noi utilizziamo di carboidrati e grassi per produrre energia, il nostro corpo si orienterà sempre di più verso i carboidrati, perché è vero che il rendimento
vengono di meno, ma stiamo andando sempre di più in carenza di ossigeno e quindi ci converrà orientarci su questi. Ora, a un certo punto, cos'è che succede? Che superiamo la cosiddetta soglia anaerobica. Ora, piccola parentesi, qua vedete tutto un po' a compartimenti stagni, ma in realtà il nostro corpo utilizza sempre un mix di tutto. Basta pensare al ciclismo. Il ciclismo è un'attività aerobica, ma anche anaerobica. Produciamo lattato come scarto, che vedremo essere uno scarto della glicolisi anaerobica. Quindi è sempre un mix di tutto quanto, non dovete vedere come compartimenti stagni, però è utile vedere questo incremento. Che cosa succede? Che quando manca l'ossigeno c'è un substrato che il nostro corpo non può più utilizzare, ossia gli acidi grassi, perché come detto hanno bisogno della beta ossidazione, quindi hanno bisogno di essere ossidati, mentre invece il glucosio può anche essere utilizzato senza beta ossidazione, ossia sempre convertito in piruvato. Quindi la prima parte della glicolisi in realtà è una reazione analoga al sistema aerobico glicolitico. Il piruvato viene convertito in lattato, che quindi diventa un sottoprodotto del catabolismo dei carboidrati ed è l'acido lattico che noi andiamo a accumulare. Questo sistema è detto il sistema anaerobico lattacido, perché per l'appunto porta a produrre lattato. Abbiamo poi un altro sistema anaerobico che utilizziamo soltanto per pochi secondi, che è quello dei fosfagini, ossia l'utilizzo dell'ATP e della fosfocreatina che abbiamo già nel muscolo immagazzinata, che però ci permette di utilizzare questo sistema energetico soltanto per pochi secondi, massimo 15 secondi. Quindi andando a classificare, normalmente utilizziamo il sistema aerobico lipolitico per attività che hanno un'intensità che può permetterci di andare oltre 20 minuti, per attività che possono portarci massimo a 20 minuti a livello di intensità utilizziamo il sistema aerobico glicolitico, per attività che vanno di poco oltre 60 secondi utilizziamo la glicolisi anaerobica e per attività che vanno massimo per 15 secondi di intensità, quindi normalmente le bassissime ripetizioni, il tentativo di sollevare massimali, allora utilizziamo il sistema dei fosfagini. Ora, quello che ci interessa di tutto questo discorso è che più aumenta l'intensità, più andremo a utilizzare i carboidrati nel nostro mix. A conferma di tutto questo, all'inizio degli anni 90 sono state condotte una serie di ricerche che hanno proprio identificato la diversa percentuale di utilizzo dei substrati in base alla percentuale del VO2 max, quindi in questo caso l'intensità si considerava in base al VO2 max, si è visto che più l'intensità aumenta, più utilizziamo i carboidrati nel nostro mix. Quando siamo a riposo si utilizzano per lo più i lipidi, ma sempre in un mix con i carboidrati, quindi il nostro corpo tende sempre a mixare. Ora, benissimo, visto questo, la prima domanda che emerge è: io in una situazione di riposo sto tranquillo, non mi alleno, però di default di quale percentuale, di quale ripartizione di macronutrienti ho bisogno e soprattutto perché c'è una ripartizione precisa che ci viene suggerita dalle linee guida principali? Piccola parentesi, mi rendo conto che nel video precedente ho fatto tutta un'apocalisse contro gli Fit Your Macros, dicendo che il calcolo dei macros è impreciso eccetera, e che adesso mi metto a parlare della giusta ripartizione dei macros. Può essere un controsenso, ma in realtà non lo è. Io nel video precedente semplicemente dico che non si può calcolare con precisa esattezza i nostri macros se c'è un margine di errore. Come vedremo in questo video, abbiamo dei range di riferimento che sono orientativi, però sicuramente ci possono guidare a una giusta ripartizione, che non deve essere giusta al grammo, ma deve essere giusta in senso orientativo, perché di nuovo, come abbiamo detto, il corpo si adatta in base a quello che gli diamo. Non è che se gli diamo 5 grammi in più di carbo e 5 in meno di grassi o viceversa, allora cambia qualcosa e non ottimizziamo. Sono sempre dei range di riferimento. I range attualmente suggeriti per un soggetto sedentario, ma che fa un minimo di movimento in generale, che è moderatamente attivo, quindi lasciamo stare da parte l'allenamento, sono di 45 fino al 65% di carboidrati rispetto alla mole calorica totale, un 20 fino al 35% dei grassi e un 10 fino al 35% di proteine. Ora, piccola nota a parte, le proteine devono comunque essere in un limite minimo di 0,8 grammi per chilo di peso corporeo, ma per gli atleti questo limite minimo viene suggerito fino a 1,5, questo perché in questo modo riusciamo anche ad ottimizzare quella che è la sintesi proteica, quindi la performance, la crescita muscolare eccetera. Ma delle proteine magari ne parleremo in un altro video, perché c'è veramente veramente tanto da dire. Però comunque sì, è vero, devo stare nel 10-35%, ma devo comunque rispettare queste soglie minime. Traslocando alla situazione di un uomo che circa dovrà avere un intake calorico di 2500 calorie per mantenere il peso, possiamo stimare un 281 fino a 406 grammi di carboidrati, 55 fino a 100 grammi di grassi e 64 fino a 218 grammi di proteine. Di nuovo, se atleta dobbiamo commisurare al peso, se pesa per esempio 80 kg il minimo dovrebbe essere circa 120 grammi di pro. Nel caso invece di una donna che ha un monte calorico per mantenere il peso di 2000 calorie, abbiamo 225 fino a 325 grammi di carboidrati, 44 fino a 78 grammi di grassi e 50 fino a 175 grammi di proteine, di nuovo commisurato al peso eccetera eccetera. Ok, buttate così sul tavolo queste cifre e vediamo di giustificarle. Come giustifichiamo l'intake di carboidrati? Ecco, un 140-150 grammi di carboidrati al giorno ci servono per alcune cellule del nostro sangue, per alcuni organi, per il nostro cervello, quindi è un intake minimo. Di nuovo, possiamo stare in un regime di chetogenica, quindi forzando una chetosi fisiologica, però il nostro corpo cercherà comunque di utilizzare qualsiasi strumento a sua disposizione per ciucciare da altre parti il glucosio per queste
cellule, perché lo preferiscono, perché lo ottimizzano, quindi perché non darglielo? A questo quantitativo, come abbiamo visto, in un sistema di totale riposo comunque si utilizza un mix di carbo e grassi, ma già se ci facciamo una passeggiata, già se urliamo alla telecamera come sto facendo io, questa percentuale aumenta verso i carboidrati, quindi almeno un centinaio di grammi in più di carbo, ma glieli vogliamo dare? Non so, ve lo chiedo a voi, così 400 calorie le spenderete durante la giornata, quindi da questo punto di vista quel minimo di 250-ish grammi di carboidrati dobbiamo darglielo, ma di nuovo la spesa energetica è quella, quindi verosimilmente dovremmo stare anche un po' più alti. Possiamo anche alzare un po' e abbassare i grassi, come vedremo il nostro comportamento alimentare influenzerà quello che è il mix che noi utilizziamo in condizioni di aerobiosi, quindi dove possiamo sostanzialmente scegliere, però su questo arriveremo tra un attimo. Ora invece, come giustifichiamo i grassi? Ecco, giustificare i grassi è molto più complesso perché in realtà non abbiamo esattamente una soglia minima di riferimento. Nel senso che il nostro corpo può ottenere grassi tramite la de novo lipogenesis, che è un processo di creazione del tessuto adiposo a partire da altri substrati, per esempio carboidrati, oppure può prenderlo dalla nostra ciccia. Ce l'abbiamo là, le riserve sono fatte apposta. Ci sono in realtà degli acidi grassi che il nostro corpo non può produrre, che sono infatti cosiddetti essenziali e sono quelli appartenenti alla catena degli omega 6 e gli omega 3. Ora, piccola parentesi, di questi acidi grassi essenziali non abbiamo un vero e proprio riferimento di minimum intake, quindi intake minimo. Le linee guida attualmente ci danno quello che è l'average intake, e magari farò un video a parte sulle linee guida, quindi diverse voci come l'RDA, l'average intake, l'upper limit, eccetera, eccetera. Attualmente l'average intake ci dice che dovremmo assumere almeno 1,6 grammi di omega 3 al giorno per l'uomo, 1,1 per la donna, mentre per gli omega 6 stanno circa 10-15 grammi. Ora, attenzione, questi sono average intake basati sul consumo medio del cittadino statunitense tipo, quindi ovviamente non è che fanno tanto affidamento su quello che dovremmo assumere, soprattutto perché questi omega 3 e omega 6 dovrebbero stare in un rapporto ideale di 1-1, altrimenti sbilanciamo con diversi input proinfiammatori, input di aggregazione piastrinica, eccetera, e quindi andiamo a sfasare, che è esattamente il problema che sta alla causa di tantissime patologie attualmente, fino a patologie di depressione neurodegenerative, ma su questo arriveremo. Quindi in sostanza il fabbisogno minimo di grassi è veramente basso, parliamo di pochi grammi di essenziali e poi il resto il corpo può produrlo da solo. Però anche se l'apporto minimo è basso, non vuol dire che un apporto un po' più alto ci porta degli svantaggi, oppure è totalmente inutile, anzi ci porta dei vantaggi, perché come vedremo è fondamentale per avere un completamento di nutrienti totali, perché non si deve ragionare soltanto sui macronutrienti ma anche sui micronutrienti e diversi composti nutraceutici, e soprattutto da un punto di vista energetico è molto sensato avere una ripetizione, perché di nuovo il nostro corpo utilizza un mix dei due substrati, quindi tanto vale dargli entrambi, è più efficiente per lui. Chiudiamo il discorso della giusta ripartizione con macros col chiederci che cosa succede in una situazione di overfeeding. È importante, lo vedremo dopo il perché, però che cosa succede se io faccio un overfeeding di carbo, un overfeeding di grassi? Quali sono i due scenari? Ecco, in realtà quello che è stato visto è che gli scenari sono analoghi. Abbiamo un impatto negativo sulle malattie cardiovascolari tramite meccanismi diversi ma correlati, quindi con risultanti statistiche equivalenti. Stesso impatto sul diabete, sulla resistenza insulinica, perché anche un'alimentazione molto povera di carbo, un overfeeding di grassi porta a resistenza insulinica. L'unica piccola differenza è stata vista sull'obesità. Perché? Perché una dieta molto ricca di carboidrati e povera di grassi rispetto a una molto ricca di grassi e povera di carboidrati tende ad impattare meno sull'obesità. Questo perché? Perché, come detto, il processo della de novo lipogenesis, quindi la creazione di tessuto adiposo a partire da altri substrati, è un processo in realtà che non è efficiente per il nostro corpo. Quindi, per esempio, di 100 grammi di carboidrati di surplus, tramite la de novo lipogenesis non viene convertito il 100% di questa energia. Quindi alla fine c'è una differenza di un 20 punti percentuali, che non è poco, però di nuovo questo non vuol dire che dobbiamo suicidarci i carboidrati, perché ricadiamo nei rischi sopravvisti. Incidenti cardiovascolari, diabete, poi troppe ce ne vorrebbero, che sono conseguenza delle due. Ok, adesso inizia la parte interessante. State con me, ascoltate fino alla fine. Che cosa bruciamo quando facciamo sport? Ossia, abbiamo visto qual è più o meno la percentuale di intake in situazioni normali, adesso aggiungiamoci la componente sportiva. Che cosa bruciamo normalmente quando facciamo sport, e nello specifico bodybuilding? E quanto bruciamo soprattutto? Innanzitutto quello che vediamo è che abbiamo diversi compartimenti da cui il nostro corpo va a prendere, ossia il glicogeno muscolare, i trigliceridi intramuscolari, le riserve di tessuto adiposo, il glucosio plasmatico, quindi il glucosio che abbiamo nel sangue, anche il glucosio epatico, insomma diversi componenti. E quello che è stato visto di nuovo è che all'aumentare dell'intensità sarà sempre maggiore l'utilizzo di carboidrati rispetto ai grassi, quindi in ultimo vanno a intaccarsi molto di più le scorte di glicogeno. Ora iniziamo dai carboidrati. Quanti carboidrati bruciamo? Allora, una cosa che è stata vista è che con il resistance training si arriva a depauperare le scorte di glicogeno muscolare tra il 26 e il 40%. Gli studi si orientano su queste cifre. Ora qua entriamo in ballo, perché è un trucco abbastanza
chip, da piccoli omuncoli con il piccolo kit del piccolo divulgatore scientifico, è quello di dire: ma guarda, le scorte di glicogeno muscolare alla fine quante sono? Un 400, 500, 600 grammi? Vedete, ne depauperiamo massimo il 40%, quindi quanti carboidrati serviranno per allenarsi? Pochi, non ne servono tanto. Eh no, caro mio, perché non stai dicendo tutto quanto, o meglio, non sai che non stai dicendo tutto quanto, perché sei un ignorante e purtroppo hai il diritto di parola, purtroppo per te, perché è una fortuna che abbiamo tutti il diritto di parola, però purtroppo per te, perché io poi ti rispondo con questo video. Allora, innanzitutto, le scorte di glicogeno muscolare sono sì fino a 600 grammi, diciamo pure 500, però l'unico piccolo problema è che sono scorte nell'uomo medio. Sull'atleta succede una cosa un po' diversa: innanzitutto la percentuale di millimoli di glicogeno per chilo di massa muscolare è molto più alta. Su una persona normale può arrivare a 100-110 millimoli, sull'atleta può arrivare a sovracompensare di 150 fino a 200 millimoli, quindi raddoppiare la capacità del muscolo di sovracompensare. È strano, non lo so, secondo voi come facciamo a salire su un palco pieni di glicogeno? Sfruttiamo proprio questa capacità di sovracompensare, che è la stessa ragione per cui non si può fare una ricarica all'ultimo, ma dobbiamo abituare il muscolo a svuotarsi e riempirsi di glicogeno in modo che possiamo saturare e sovracompensare le scorte di glicogeno muscolare. Secondo punto è che logicamente un bodybuilder ha una massa muscolare molto più alta in percentuale di un uomo, quindi se un uomo ha circa un 40-44% di massa muscolare sul suo peso, un bodybuilder sarà più alto. Facciamoci due conti, così orientativi, non che vogliano dire niente, però giusto per avere un margine. Partiamo da questi 400, 500, 600 grammi di glicogeno che sono stati detti. Ora, un atleta di 80 kg, ipotizziamo che abbia una massa muscolare del 45%, sarà molto più ampia, però siamo bassi. Su 80 kg sono circa 36 kg di massa muscolare. Ora, facciamo finta che non abbia saturato di 200%, ok? Facciamo finta che stia su un 150 millimoli per chilo di glicogeno, quindi non spariamo a 200, anche se un bodybuilder verosimilmente sta più vicino ai 200, però spariamo a 150. 150 millimoli per 36 kg fanno 5400 millimoli. Per calcolare il glicogeno muscolare in grammi rispetto alle millimoli, semplicemente dividiamo il quantitativo di millimoli per 5,56, quindi 5400 diviso 5,56 sono poco meno di 1000 grammi, quindi circa 971 grammi di glicogeno muscolare. Se anche andassimo a bruciare il 26-40%, stiamo parlando di 260-400 grammi di carboidrati, quindi capite che non è un quantitativo basso. E badate, non ho fatto degli esempi sconsiderati, perché ho preso una persona di 80 kg e potevo prendere 90, 100, 130 volendo. Ho calcolato 150 millimoli e non 200, cosa che avrei potuto. Ho calcolato un 45% di massa muscolare, che è bassa per un bodybuilder, che dovrebbe essere tendenzialmente più elevata. Ma non è finita qua, ragazzi, non è finita, perché il quadro è ancora molto riduttivo in questo senso, perché noi non utilizziamo soltanto il glicogeno muscolare. Cosa succede quando ci alleniamo? Prima cosa, abbiamo una scarica e una cascata di catecolamine. Questo il nostro corpo lo dà sia per stimolare il sistema nervoso autonomo, per shiftare in ortosimpatico, quindi un meccanismo fight or fly, scossa adrenalinica per poter sostenere l'intensità e l'allenamento, ma sia anche per evitare un crollo della glicemia, perché la scarica di catecolamine tende a inibire l'azione dell'insulina, quindi abbiamo una glicemia che in questo modo può rimanere stabile. Il discorso è che il nostro miocita, il tessuto muscolare, è perfettamente attrezzato per rispondere a queste situazioni, e proprio per questo è definito un tessuto parzialmente insulinodipendente, ossia non ha necessariamente bisogno dell'azione dell'insulina. Infatti, quando l'attività fisica aumenta in intensità, i GLUT4, i recettori del glucosio a livello muscolare, traslocano in membrana e quindi sono attivi, come avviene quando vengono stimolati dall'azione dell'insulina, e vanno quindi a ciucciarsi il glucosio plasmatico. Quindi abbiamo il torrente ematico ricco di glucosio, che per carità sono 3-4 grammi, però questo glucosio va a essere ciucciato all'interno del muscolo. Per evitare un crollo della glicemia, logicamente dobbiamo far salire questo glucosio, e come viene fatto? Tramite l'immissione del glicogeno epatico, ossia il fegato inizia a cedere un po' del suo glicogeno. Il fegato ha una quantità di circa 100 grammi, non di più, perché per quanto sia proporzionalmente molto più ricco di glicogeno, è anche un tessuto molto più piccolo della massa muscolare per intero, però comunque parte di quei 100 grammi inizia a buttarli e a riversarli nel torrente ematico. Ma attenzione, non è finito, perché c'è un altro compartimento di cui nessuno parla, però c'è, è esistente, sta là, ossia i carboidrati che abbiamo nel nostro pancino, nel nostro intestino, perché questi studi sono stati fatti per la maggior parte su soggetti che avevano mangiato nelle 3 ore precedenti anche, ma qua avevano un sistema di digestione ancora in atto, quindi avevano i carboidrati nel loro intestino che venivano succhiati.
ambienti tramite i meccanismi di trasporto attivo sodio-dipendenti e riversati nel torrente ematico, per cui sì, è vero, il glicogeno muscolare all'inizio stava un tot e alla fine era solo depauperato del 26 fino al 40%, ma è anche vero che nel frattempo, per ricaricarlo, è stato preso il glicogeno dal fegato, è stato preso il glucosio che veniva digerito nel frattempo, e quindi questa quantità è un filo più alta. Quindi possiamo serenamente dire che questi 260-400 grammi di glicogeno muscolare, per un uomo, per carità, perché abbiamo fatto l'esempio su un uomo, non sono così tanti, sono verosimilmente anche un po' di più. Quindi trucco chip svelato, questa è la realtà dei fatti. Mi spiace, ma utilizziamo un fottio di carboidrati quando ci alleniamo. Perlomeno, ragazzi, sia chiaro, io sto parlando di persone che si allenano per allenarsi, non che vanno a cazzeggiare in palestra, perché in quel caso, grazie al cavolo, non stanno bruciando assolutamente niente. Quindi parlo di persone che hanno un certo livello di intensità, ma se non avete questo livello di intensità, è inutile che state a vedere un video sulla giusta ripartizione macro. Si imparate ad allenarvi con una certa intensità, perché sennò tutto questo è dannatamente inutile, futile. Vi state concentrando su un aspetto che è secondario rispetto alla capacità di esprimere intensità, effort e sopportarla per ogni sessione, per ogni settimana, per ogni mese del vostro mesociclo, finché non siete completamente cotti, scaricate e ripartite anno dopo anno dopo anno. Se fate questo, possiamo parlare di macros. Comunque, se vi sembrano cifre esorbitanti, vi do tre nozioni. La prima nozione è che normalmente le linee guida per il glycogen recovery dopo attività standard, quindi possono essere più basse o più alte in base all'attività, sono circa 0,6 grammi per chilo di carboidrati ogni 30 minuti per le prime 4 ore. Questo per garantire una glycogen recovery. E si parla, per un soggetto di 80 kg, di circa 400 grammi di carbo. Ancora, normalmente le linee guida nutrizionali, come vedremo, indicano un apporto giornaliero fino a 10 grammi per chilo di peso corporeo di carboidrati per atleti, di nuovo, di più o di meno in base al vostro peso, all'attività che fate, eccetera, però quello è più o meno il margine. Anzi, alcuni enti arrivano pure a suggerire 12 grammi per chilo. Ok, voglio fare un discorso per quanto riguarda la percentuale di glicogeno, che dagli studi abbiamo visto essere quel 26-40% circa. Ora, logicamente, c'è tanta variabilità e questa percentuale dipende dal modo in cui ci si allena e soprattutto dai soggetti che vanno ad allenarsi. Voglio vedere con voi nello specifico gli studi cui fa riferimento la meta-analisi che stiamo vedendo e cercare di analizzarli insieme, perché possono emergere delle cose molto interessanti. Primo studio, l'utilizzazione dei substrati e la produzione di lattato. Allora, questo è uno studio interessante perché è fatto su 8 bodybuilders, quindi stiamo parlando di bodybuilders, e quello che è stato visto che la percentuale di PCR, però non ci interessa, però di glicogeno, è del 12% dopo un set di cosa? Di un arm curl, quindi di un curl per bricipiti, all'80% dell'1RM, del massimale. Quindi dopo un set a cedimento si utilizza il 12%, dopo 3 set si utilizza il 24%, quindi bastano 3 set di arm curl per arrivare in un bodybuilder al 24%. C'è tanta variabilità, bisogna vedere poi esattamente come è stato calcolato l'80% dell'RM, tante informazioni, però già capiamo che 3 set per arrivare al 24% di utilizzo di glicogeno muscolare in una sessione in genere se ne fanno molti di più. Ora, altro studio, e questo è abbastanza interessante, è fatto in questo caso su 8 soggetti in salute, magri, però untrained, quindi che non si allenano, quindi non stiamo parlando di atleti. Per cui è uno studio, vengono fatti peraltro a digiuno, vengono fatti allenare a digiuno e viene misurato il contenuto e il dispendio di glicogeno dopo 30 e 120 minuti dall'esercizio fisico nelle diverse tipologie di fibre muscolari. Quindi rispettivamente per le fibre di tipo 1, 2A e 2X abbiamo un decremento del 23, 40 e 44%. In realtà è uno studio che ci dice veramente poco, perché stiamo parlando di soggetti che non rispecchiano sicuramente né il nostro modo di allenarci né in generale quello che il fatto che sono untrained, mentre noi siamo atleti, siamo allenati. Ora, quest'altro è molto molto interessante, perché guardate, è stato visto che è stato fatto 6 serie singole unilaterali di leg extension al 70% del massimale fino a che non si riuscisse a completare meno del 50% della totale ROM, quindi diciamo un cedimento tecnico sicuramente. Il volume è basso, l'esercizio è un esercizio unilaterale, quindi non c'è tanto dispendio, e quello che è stato visto in realtà è stato visto che sono state utilizzate 40 e 44 millimoli
di glicogeno muscolare, quindi rispettivamente perché è stato utilizzato una bevanda post workout, una bevanda di recovery o di acqua oppure di carboidrati. Quindi stiamo parlando di poco glicogeno muscolare che è stato utilizzato, o meglio un delta di glicogeno muscolare abbastanza basso su un soggetto che ha un 150 millimoli, stiamo parlando di meno del 30%. Però ecco, una cosa interessante è questa, che quando è stata utilizzata una soluzione di carboidrati ad 1,5 grammi per chilo di peso corporeo, due volte, cioè appena finito, a zero, e dopo un'ora dall'allenamento, recupero del glicogeno muscolare era tra il 91 e il 75% dei livelli pre-exercise. Quindi gli è stato dato in totale 3 grammi per chilo di peso corporeo di carboidrati, quindi comunque un contenuto abbastanza elevato, sicuramente molto di più dei 40 millimoli di glicogeno che è stato utilizzato, e comunque il guadagno di glicogeno è stato soltanto del 91-75%, quindi un recupero che non è stato totale. Questo che cosa ci dice? Ci dice che in realtà il concetto dell'utilizzo del delta di glicogeno muscolare non è così predittivo di quelli che sono i carboidrati che noi dovremmo reintrodurre dopo una sessione di allenamento. Ossia, se io vado a spendere e avere un delta di X di glicogeno muscolare, in realtà per ristorare, per avere un restoring di quell'X, di quel delta di glicogeno muscolare, devo utilizzare un X più Y, X più 1, insomma un quantitativo maggiore. Questo può essere per via dell'EPOC, quindi del continuo dispendio dopo l'allenamento, per un discorso di attivazione della glicogeno sintasi, traslocazione di GLUT4, insomma ci possono essere tanti indizi in merito, però la cosa che ci fa capire è che non dobbiamo necessariamente basarsi sul glicogeno muscolare per capire quanti carboidrati dobbiamo consumare nel corso della giornata per risintetizzarlo, però verosimilmente dovremmo stare molto più alti rispetto a quello che è il glicogeno. Quindi quei valori di 250-400, insomma quelle centinaia di grammi di carboidrati che andiamo a utilizzare, in realtà nel corso della giornata dovremmo stare ancora più alti per poter avere una risintesi di glicogeno, in questo caso si calcolava dopo 6 ore dall'allenamento. L'ultimo studio è interessante perché viene fatto su soggetti che sono strength train athletes, quindi atleti di forza, non bodybuilders, e vengono fatte 5 serie di front squat, 5 serie di back squat, 5 serie di leg press e 5 di lean extension, quindi di leg extension, un 6-12 RM nei diversi, e hanno calcolato qua un po' tutto, cioè l'ATP, l'utilizzo di ATP, di creatin fosfato, di creatina, di glicogeno, di glucosio, eccetera. Ora, la cosa molto interessante è che in realtà le concentrazioni di glicogeno sono diminuite da 160 a 118 millimoli per chilo. Ecco, vedete, ad esempio qua stiamo a un punto iniziale di 160 millimoli, quindi in soggetti di strength athletes, quindi non sono bodybuilder in questo caso, e anche là non c'è lo studio completo, però bisogna vedere come l'hanno selezionati. Quindi capiamo che i calcoli che abbiamo fatto prima in realtà sottostimavano un pochetto quello che potrebbe essere un bodybuilder. Però il delta è molto basso, si parla di un 26% di diminuzione, però la cosa che si vede è che in realtà le concentrazioni e l'utilizzo di ATP, di creatin fosfato, sono drammaticamente diminuite. Quindi probabilmente il discorso è che qua queste 6-12 RM era fatto con una cadenza, non da bodybuilder. Cioè, se compariamo al primo studio che abbiamo visto su bodybuilder, che per depletare del 24% sono bastate dei CARL con manubri all'80% dell'RM, probabilmente è perché l'esecuzione di questo CARL con manubri in questi bodybuilder era molto lenta a livello di tempo, quindi il TUT, il time under tension, era molto elevato, mentre qua, parlando di strength athletes, quello che vediamo dall'utilizzo dei substrati, che se anche parliamo di un 6-12 RM, non stiamo parlando di un'esecuzione tipica di bodybuilder, ma stiamo parlando di un'esecuzione un po' più cadenzata, quindi molto più rivolta a un sistema dei fosfageni. Però comunque in ogni caso si parla di un 24% di utilizzo del glicogeno muscolare, quindi ricadiamo in quelle che sono le stime. Quindi questo piccola parentesi, ovviamente servirebbero tanti più studi, ovviamente servirebbero studi fatti sui bodybuilder, però possiamo comunque ipotizzare che più o meno la differenza di glicogeno muscolare possa comunque essere considerata tra il 25 e il 40% in base a quello che facciamo. Però di nuovo sono delle stime orientative che dobbiamo inserire come tanti indizi, tanti tasselli del puzzle, per cercare di vedere qual è il range in cui possiamo essere, un range verosimile, non preciso, perché non potremo mai essere precisi. Quindi
lungi da questo video dire ok, spendiamo 1000 calorie, ok, spendiamo 1600 calorie, no. Più o meno il delta è quello che abbiamo visto, cioè se utilizziamo tutti gli indizi che abbiamo a disposizione dalla letteratura scientifica, ma anche dai testi che abbiamo sulla biochimica, sulla fisiologia dell'esercizio sportivo, eccetera, vediamo che nel caso del bodybuilding i range possono essere quelli. Ora, chiuso con i carboidrati, andiamo a vedere invece i grassi. All'inizio del Novecento si pensava che i grassi intervenissero solo in maniera indiretta per andare a produrre energia, ossia come intermezzi per la produzione di glucosio che poi veniva utilizzato per produrre energia durante l'attività fisica. In realtà una serie di studi negli anni 20 hanno smentito tutto questo, hanno visto il reale contributo e sono stati poi confermati, come abbiamo detto, di una serie di studi degli anni 90. E questi studi degli anni 20 hanno visto quattro importanti punti. Il primo punto è che i carboidrati e i grassi vengono utilizzati come mix in un sistema in aerobiosi, quindi in un sistema in cui c'è ossigeno utilizziamo sia carboidrati che grassi. Il secondo punto è, come detto, che all'aumentare dell'intensità, e questo di nuovo è stato confermato successivamente, all'aumentare dell'intensità, dicevo, c'era un maggior utilizzo di carboidrati rispetto ai grassi, quindi in questo mix più aumento la mia intensità di allenamento, più utilizzo i carboidrati e meno grassi ci butto in mezzo. Il terzo punto interessante è che il modo in cui le persone mangiavano, quindi il modo di mangiare, la ripartizione dei macros, si impattava su questo mix, ossia se mangio più grassi tendo a utilizzare più grassi, se mangio più carboidrati tendo a utilizzare più carboidrati. Però il quarto punto che è stato visto è che un'alimentazione sproporzionata di grassi rispetto ai carboidrati andava a impattare negativamente sulla performance, quindi le persone performavano meglio nell'attività sportiva con più carboidrati. Il motivo di tutto questo l'abbiamo già visto: i carboidrati hanno meno efficienza energetica, nel senso che vanno a permettere di produrre meno ATP rispetto ai grassi, però di contro richiedono meno ossigeno. Quindi più stiamo tranquilli, più il nostro corpo ha quello di cui ha bisogno, più utilizzerà i grassi, perché sono più efficienti, più il nostro corpo inizia ad andare in crisi, meno ossigeno può chiedere, più andrà a orientarsi verso i carboidrati. Ora, dagli anni 20 un'altra cosa è stata notata, ossia che a un diminuire della percentuale di glicogeno muscolare era associato a un aumento della fatica, ossia le persone si affaticavano e la performance calava al diminuire del glicogeno muscolare. Quindi lo scopo della nutrizione sportiva dall'A fino adesso, il primario scopo in realtà è stato quello di garantire un mantenimento ottimale delle scorte di glicogeno muscolare, perché se le garantisco mi affatico di meno, no? Chiaro. Quindi ovviamente la prima cosa che è balzata alla mente dei ricercatori è stata quella di utilizzare delle alimentazioni alte di grassi. Quindi mi spiace, non siete originali con le vostre fatte, è tipo 100 anni che ci hanno provato e hanno già visto che non funziona. Perché hanno visto che non funziona? Perché è vero che la percentuale di fat oxidation va ad aumentare, quindi maggiore ossidazione lipidica, però questo può essere un mini vantaggio in alcune attività di endurance, ma quando andiamo a parlare di meccanismi ad intensità più elevato c'è stato un crollo di performance, quindi no, non funziona. Circa 20 anni fa però si è accesa un'altra lampadina, e di nuovo ragazzi, so che va di moda adesso, però Cristo, sono passati 20 anni. La lampadina è stata: ma perché non utilizziamo gli acidi grassi a catena media? Gli acidi grassi a catena media sono degli acidi grassi che non hanno bisogno dell'azione emulsionante dei sani biliari per essere assorbiti e quindi vengono digeriti più velocemente. In questo senso si dice, in maniera molto sbagliata ed impropria, diciamo così, che sono delle fonti di energia molto rapida. In realtà il problema è che gli acidi grassi a catena media comunque sono acidi grassi, quindi comunque hanno bisogno di essere ossidati, quindi non possono essere utilizzati in assenza di ossigeno. Però al di là di questo ci abbiamo provato, ve lo giuro, ci abbiamo provato, ci sono un sacco di ricerche che hanno visto che un'integrazione di acidi grassi a catena media prima dell'allenamento portava a un forte aumento della fat oxidation, quindi dell'ossidazione lipidica, durante l'allenamento. Il problema è che la performance non cambiava, e stiamo ancora parlando di attività in aerobiosi, ok? Quindi nel nostro caso è ancora peggio. Però soprattutto c'è stato un problema, uno che i ricercatori hanno dichiarato essere un problema insormontabile perché rendeva il protocollo inattuabile nella vita reale, ossia che stavano tutti male di panza, perché non puoi allenarti se 3 ore prima ti sei scrafagnato una montagna di acidi grassi, che siano a catena media, che siano a catena lunga, quello che vi pare, non puoi allenarti, è insostenibile. Ma Ludo, ma io mi alleno comunque, io mi mangio il mio burro d'arachidi, mi scrafagno un sacco, mi mangio il burro con le whey e poi vado ad allenarmi e sto di Cristo. Non ti stai allenando, mi dispiace. Nell'industria sportiva stanno continuando a portare novità di saccaridi a peso molecolare sempre più alto. Dopo le maltodestrine sono state proposte il Vitargo, le cicolestrine, per rendere lo stomaco sempre meno pesante rispetto poi a cosa? Al glucosio, che è un saccaride semplice. E tu arrivi con i tuoi cazzo di acidi grassi e non hai problemi digestivi. Non ti stai allenando, non stai richiamando sangue nei muscoli a un certo livello, non stai avendo un certo livello di intensità che, porca vacca, ti fa sbrattare pure i sali biliari. Arrivi tu. Quindi la verità è che in questo caso non ti stai allenando, perché di nuovo i ricercatori hanno dichiarato la cosa totalmente inapplicabile nel campo sportivo, se non integrando tipo 5 grammi di MCT, ma di nuovo non ha avuto un granché successo, quindi hanno scartato anche questa. Ok, detto questo, entriamo in un territorio un po' più complesso, che vi vedrà molto dubbiosi in un certo senso, però
state con me fino alla fine, perché la capite soltanto alla fine, cioè la maggior parte di voi la capisce soltanto alla fine. Temo, non lo so, io spero di aver fatto passare dei messaggi buoni in questi anni. Comunque, quanto consumiamo quando ci alleniamo? Ho fatto però un piccolo esperimento prima di procedere e ho chiesto a voi qual è secondo voi il dispendio energetico di carboidrati in una sessione di allenamento. L'ho fatto nelle storie, ovviamente è totalmente imprecisa come cosa, però giusto per vedere qual è l'idea, il trend. E in realtà le cifre che sono state dette sono molto basse, perché si parlava di media di 400-500 calorie di carboidrati, si parlava veramente di un centinaio di calorie. Qualcuno si è spinto oltre le 1000 ipotizzando un allenamento d'avanzato, però comunque il trend era abbastanza basso rispetto a quello che abbiamo visto e quello che vedremo tra un attimo. Ora, perché questo trend è così basso? Perché si ipotizza un valore così basso di calorie? In realtà, dal mio punto di vista, i motivi sono due. Il primo è che normalmente si tende a non avere un grande effort in allenamento costante, perché giustamente non tutti vivono il bodybuilding come uno sport, non tutti riescono a sostenere un tipo di performance esasperata, di quel tipo di performance che ti fa sentire totalmente sfasato dopo ogni serie, in cui senti che effettivamente anche a livello di battito cardiaco c'è un'intensità, un effort, c'è un utilizzo di energia molto importante dalla sessione di allenamento, anche come ci si sente dopo per il resto della giornata. Ecco, quando si spendono tante calorie lo senti, lo percepisci in maniera forte e chiara che c'è stato un dispendio molto elevato, che ci sono poche energie, c'è bisogno di reintegrare. Il secondo motivo è che in realtà tutti noi abbiamo fatto all'inizio una ricerca, un calcolo per vedere, ok, più o meno quante sono le energie che spendo in palestra. E quando si va sui siti pubblici, non governativi, però sui siti che utilizzano gli algoritmi per calcolare le calorie in base al peso dei vari sport, il problema è che si parla ogni tanto di bodybuilding, però si fa sempre riferimento all'allenamento in palestra. Quindi mentre se io ragiono sul football americano, ragiono sulla corsa, ragiono su uno sport in generale, mi immagino, mi figuro un ragazzo, magari una ragazza che fa questo sport a livello amatoriale o agonistico, però in una squadra, in un contesto in cui viene allenata con una certa intensità, eccetera. Quando ragiono sulla palestra, mi immagino una persona che è iscritta in palestra, quindi vado a decontestualizzare da un discorso sportivo e ragiono un po' più sul fitness. E questo secondo me è l'errore principale. Perché questo? Perché invece quando è stato fatto un sondaggio all'inizio degli anni 90 dal Department of Health qua in UK, di quello che è l'energy intake, quindi fabbisogno energetico o l'intake energetico in atleti di diversi sport, quello che è stato visto in realtà è che nel bodybuilding stiamo al terzo posto. Il primo posto è lo sci di fondo, in cui c'è un delta logicamente altissimo, perché si tende a mangiare veramente tanto perché si bruciano tantissime calorie. Poi subito sotto c'è il rugby e molto vicino a livello di input energetico dal rugby c'è il bodybuilding. Quindi in realtà il bodybuilding, vuoi perché è proprio dispendioso in sala, vuoi perché il volume di allenamento e la frequenza tendono a essere un po' più alti rispetto ad altri sport, meglio, quando viene fatto a livello agonistico tendono a essere equivalente ad altri sport, quindi ci si allena anche 5-6 volte a settimana considerando anche protocolli di cardio, è un cross training nella maggior parte dei casi, quindi si fa del cardio, si fanno lavori anche diversi per ottenere il risultato di composizione corporea finale anche in fasi di off season, sia anche perché rispetto ad altri sport serve un surplus molto più elevato, sia per un discorso di adaptive thermogenesis, sia perché dobbiamo stare in surplus in periodi di off season per costruire massa muscolare. Quindi per tutte queste ragioni in realtà il fabbisogno energetico dei bodybuilder è molto elevato, e quello su cui vi invito a riflettere è soprattutto a livello empirico a quante calorie stanno i bodybuilder di alto livello, sia in circuiti natural che non. In genere si parla di off season molto molto spinte. Ora in Italia in alcuni contesti va di moda andare a suggerire approcci di lean bulk, però non è quello che viene fatto perlomeno dai builder che hanno ottenuto negli anni tanta massa muscolare. Qua in Inghilterra, per esempio, in UK c'è molto l'idea dell'off season spinta a livello calorico, e in generale quello che potete vedere è che il bodybuilding UK sta prendendo sempre più piede e sta portando atleti sia di nuovo in federazioni natural che in federazioni enhanced, quindi anche sul palco dell'Olimpia, atleti di altissimo livello. E questo concetto di bulk in realtà spinto si sta utilizzando ormai anche negli States dai tecnici più di livello in questo momento, ovviamente non in maniera sconsiderata, però si è arrivato al punto in cui si è detto, ok, per arrivare a un certo risultato io devo spingere molto a livello calorico, e l'unico reale problema, l'unico reale impedimento è quello di avere una base e un supporto gastrointestinale e pancreatico a livello di rilascio degli ormoni che riesca a supportare tutta questa mole di cibo. Però qua di nuovo sto divagando, farò un video in merito. Il concetto è che vogliamo avere delle cifre orientative, e sicuramente sono quelle che abbiamo visto. Ma adesso torniamo a parlare un attimo di quanto effettivamente spendiamo in allenamento. Quanto consumiamo quando
quando ci alleniamo? Questa è veramente difficile. Allora, normalmente la faccio breve. Gli studi hanno visto un delta assurdo. Un delta che va dalle 3 calorie al minuto fino alle 40 calorie al minuto. Quindi stiamo capendo che è una cosa improponibile. Ma è logico che sia così. È logico che sia così perché semplicemente se prendiamo un neofita che fa un allenamento di braccia, un avanzato che fa un allenamento di gambe, prendiamo il neofita e magari si allena a basso volume, l'avanzato si allena ad alto volume, alta intensità, molto denso, quello che vi pare, abbiamo dei delta di spesa energetica assurdi, diversissimi. Quindi è molto difficile dare un'indicazione. E di nuovo io ve lo ridico, questo video è rivolto a chi già si allena intensamente, già si spreme in sala, già si sente male dopo ogni singola serie, che gli sembra di aver preso una sveglia da Tyson e si deve appoggiare da una parte che non sa neanche come si chiama, che inizia che è moro, a metà serie è roscio, alla fine della serie è biondo. Questo è quello di cui stiamo parlando. Se non è questo, se non vi allenate, non state facendo sport, vi state divertendo e va benissimo così. Ma questi ragionamenti vengono dopo, ok? Perché se non state facendo questo, mangiate veramente quello che vi pare. Perché se non state facendo questo, l'alimentazione ha poco impatto su quello che fate in sala, perché fondamentalmente vi state divertendo. Quindi questa serie di ricerche realmente non è tanto utilizzabile. Peraltro, sia chiaro, si parla di un dispendio energetico quando si fa l'esercizio, non si calcola il dispendio di quando ci si riposa. Quindi anche là, se io mi riposo 5 minuti, il mio battito diminuisce, l'intensità diminuisce. Se mi riposo soltanto un minuto, 3 set, e vado in un allenamento molto molto denso, l'intensità rimane molto elevata. Peraltro diversi meta-analisi hanno identificato come alla fine il problema principale è che non si ha neanche un metodo efficace per misurare il dispendio energetico in anaerobiosi, quindi anche là siamo molto imprecisi. Però quello che questi range ci dicono è che sicuramente quando parliamo di un dispendio di quei 260-400 grammi di carboidrati durante l'allenamento, siamo perfettamente nei range, perché se parliamo di 3 calorie fino a 40 calorie per minuto, ecco, 40 calorie per minuto che non è applicabile, non le spenderete mai, perché vuol dire fare un'ora o due ore consecutive di squat all'80% di massimale, nello studio specifico si parlava di quello, vorrebbe dire in due ore spendere 4800 calorie, ok? Quindi assolutamente improponibile, però questo range che va dalle 1000-1600 calorie è già applicabile, è già attuabile, è già verosimile. E non è assolutamente improponibile se vediamo quello che è l'input energetico dei bodybuilder, che, attenzione, perché questa è una cosa molto importante, è uno degli sport in cui si mangia di più, in cui l'input energetico richiesto è più alto. Nel caso delle donne che pesano di meno, hanno carichi ridotti, quindi anche il lavoro in termini di kilojoule è inferiore, possiamo stare più bassi calorie, possiamo ipotizzare un 500 fino a 1000 calorie, però più o meno i range possono essere questi, sono verosimili. Di nuovo, non possiamo essere precisi, non possiamo assolutamente, però già basandosi su un calcolo del glicogeno muscolare così a spanne, vediamo che sono dei range ok, accettabili. Di nuovo, non possiamo essere precisi, non è questo lo scopo dei video, però possiamo vedere che più o meno stiamo parlando di un qualcosa di accettabile, perché magari non sono 1600 calorie, ma non saranno 300 calorie, magari non sono 1600 calorie, ma non saranno 4000 calorie. Ok, voglio fare con voi adesso un piccolo esperimento aggiuntivo, ossia andare a calcolare quello che è la EER, ossia l'Estimated Energy Requirements. È un altro valore che generalmente dovrebbe dirci quante calorie abbiamo bisogno generalmente nella giornata. Ora, ci darà delle precise? Assolutamente no, nella maniera più assoluta, però ci darà un indice per contestualizzare tutti i valori che abbiamo visto, quindi per capire se siamo nella giusta direzione, anche perché è un algoritmo che si basa sul sesso, sull'età, sul peso corporeo, e già dal peso corporeo possiamo capire che se io peso 100 kg e non ho massa muscolare, non mi alleno, quindi sono obeso, avrò un certo dispendio energetico, ma se peso 100 kg e ho una buona massa muscolare, quindi mi alleno, il dispendio energetico sarà molto più alto. Quindi per noi sportivi tende a sottostimare quello che è la richiesta energetica. Assolutamente non può essere preciso, perché chiede il livello di attività, che è un fattore molto generico, perché un conto è che sono molto attivo facendo una maratona, un conto molto attivo facendo bodybuilding, un conto molto attivo facendo yoga, un conto molto attivo facendo sci di fondo, eccetera. Però andiamo a vedere, perché potrebbe darci dei valori interessanti, e lo vedremo tra un attimo perché. Allora, di base ho preso il primo sito che a me risulta l'Omni Calculator. Di base è un algoritmo, è molto semplice, ci sono tantissimi siti che potete utilizzare. Immaginiamo donna, immaginiamo che sia alta 1,60 m, quindi 160 cm, pesa 60 kg, la mia età mettiamo 29 anni, e sia poco attiva, quindi normalmente una persona che fa meno 10.000 passi al giorno. 2.000 calorie, questo dovrebbe essere il dispendio energetico. Immaginiamo che questa ragazza pesi 50 kg, quindi dimagrisca, sia sempre poco attiva, comunque abbiamo un dispendio energetico sempre intorno alle 2.000 calorie. Ora immaginiamo che questa ragazza di 50 kg sia molto attiva, sono 2.500 calorie, quindi lui ipotizza un surplus di 500 calorie, ma come abbiamo visto, per
per un atleta vuol dire molte più calorie normalmente, soprattutto il bodybuilding è uno sport molto dispendioso a livello energetico, a cui dobbiamo aggiungere inoltre un surplus calorico. Però facciamocene andare per bene, perché può essere interessante allora avere questo indice per ora? Beh, perché già capiamo che se una ragazza sta alla fine della sua fase di off season e sta a 1700 calorie, 1800, 1900, 2000 calorie, sta veramente troppo bassa, c'è qualcosa che è stato fatto male, non è un atleta da un punto di vista metabolico, non ha un buon metabolismo e probabilmente o deve ricontestualizzare quello che fa in sala oppure dovrebbe lavorare in questa direzione. E questi dati inoltre corrispondono a quello che abbiamo visto essere il dispendio energetico per una ragazza a riposo, tra virgolette, ossia poco attiva, che sono circa 2000 calorie. Ora, vediamo il discorso invece con gli uomini, qua le cose cambiano. Ipotizziamo 1,73 m, quindi metto la mia altezza, inizialmente metto il mio peso, vediamo un attimo che cosa esce, la mia età, e mettiamo che sono poco attivo, in questo caso dovrei spendere 3200 calorie. Se io metto molto attivo, andrei a spendere 4000 calorie e 100, più di 4000 calorie. Quindi questa è una fase di off season, vuol dire che io devo assolutamente superare le mie 4000 calorie per poter aumentare di peso. Quindi una fase di off season, migliorare la performance, per me vuol dire molte calorie, anche perché per ora il sistema mi calcola 101 kg, ma come vedete sotto il BMI mi dice che sono obeso, quindi mi sta dicendo che sono grasso, quindi il consumo è sulla base di questo. Però se fossi 101 kg di ciccia, già dovrei consumare comunque 4000 calorie per mantenere il peso, e questo è dato sia dal mio peso, dal NEAT, dall'aumento del NEAT, ma anche dall'adaptive thermogenesis. Ora, ipotizziamo invece una persona che, sempre con la mia altezza, pesa 80 kg, quindi un ragazzo qualsiasi che fa bodybuilding, già il molto attivo vuol dire 3600 calorie, il low active vuol dire 2800 calorie, per cui anche qua, se sei un ragazzo e stai facendo una fase di off season di costruzione, ti alleni e sei arrivato a 2700 a 3000 calorie, stai basso, stai veramente troppo basso, c'è qualcosa che non va, perché pur pesando 80 kg dovresti stare almeno sulle 3500 calorie, ma in realtà quando si parla di bodybuilding, come abbiamo visto, dovremmo aggiungere un surplus, quindi dovremmo parlare di una persona che sta verso le 4000 calorie almeno alla fine di una fase di off season, quindi anche in questo caso c'è qualcosa che è stato fatto male. E peraltro la cosa che ci interessa più sapere è che queste cifre che abbiamo visto, che sono di nuovo generali sulla popolazione, che in realtà vanno a sottostimare il dispendio energetico rispetto a un atleta, rispetto a uno sportivo, perché qua stanno parlando di persone che, ecco ad esempio nel caso degli 80 kg ci dice che è in sovrappeso, però queste cifre ci fanno capire che quella spesa energetica di 700-1000 calorie per le ragazze e 1000-1600 calorie in allenamento, quando aggiunta al dispendio che abbiamo visto essere per una persona non tanto attiva, quindi aggiunto quel dispendio di base, ci danno delle cifre che sono assolutamente realistiche, cioè si parla di 3500-4000 calorie almeno per l'uomo e di 2500-3000 calorie per le donne. Quindi ci siamo assolutamente, sono cifre realistiche, e quindi il dispendio energetico che possiamo considerare in palestra si avvicina molto di più, perché di nuovo non possiamo essere precisi, però quando ci si allena bene si avvicina molto di più a queste cifre che abbiamo detto in questo video, piuttosto che a quelle per esempio che avete riportato voi, che andavano a stimare un circa 400-500 calorie e un centinaio di grammi di carbo. È veramente troppo basso, perché vorrebbe dire che una persona che si allena, che si impegna, andrebbe a spendere, un ragazzo, semplicemente 2800-2900 calorie, quando abbiamo visto che dovrebbe essere il suo dispendio energetico di base se è poco attivo a quel peso. Per cui ragionate ragazzi, vi state alimentando bene come atleti? State dando al vostro corpo quello che è necessario o lo state mettendo in crisi e i risultati che ottenete sono di un corpo che sta bene o male zoppicando e cercando di ottenere quel che può raschiando il fondo del barile? Ognuno ovviamente ha la propria scelta, se volete essere squartati tutto l'anno va benissimo, però di nuovo continuo a dirlo, io spero che vi paghino veramente tanto per esserlo, perché state gettando via quello che è il senso dell'essere atleta, il senso di vivere questo sport. Ok, molti di voi, lo so, lo sento, stanno dicendo questo è deficiente, questo sta sparando i numeri eccetera. Qual è il problema di fondo? Perché noi non siamo a input calorici così elevati, così importanti? Perché non raggiungiamo questi input? Non li raggiungiamo in realtà perché siamo totalmente ossessionati dal fisico, ossia il problema principale nel bodybuilding è che si confonde il risultato estetico con il risultato di performance, ossia si prende come se quello che vogliamo raggiungere è un risultato estetico, mentre in realtà la vera cosa in un periodo di off season che noi vogliamo raggiungere è un risultato di performance. Quindi non si ragiona più sulla performance, ma si ragiona soltanto su come appariamo. E questo è il motivo per cui se uno non ha l'addome in vista, in fase di bulk, è visto come uno grasso. Quando ragazzi l'addome non esiste quasi mai nello sport, se non negli
sport in cui ci sono categorie di peso in cui ci si deve essere leggeri, come ad esempio la ginnastica, l'arrampicata, in cui si deve veramente essere quanto più leggeri possibili. Però se andate a vedere anche sport di categorie di peso come il wrestling, l'MMA, la kickboxing, non stanno con l'addome squartato. Quello che avete visto in Creed è figo, cioè lui è atomico Jordan, però non è così che c'è, mi spiace, non è questo il physique du role. Sylvester Stallone è atomico magari, però non è quello che un pugile appare, quasi mai. Quindi il problema principale è che se non iniziamo a ragionare sulla performance, ma ragioniamo soltanto sull'estetica, siamo inclini a non spingere molto a livello calorico. E logicamente se non spingiamo molto, il nostro corpo raggiunge un'omeostasi e non ci farà bruciare tante calorie, nel senso che in sala non farete i draghi, in sala non brucerete tante calorie. Vi allenerete un po' così e perciperete un intensità elevata più per la stanchezza che avete, perché non avete abbastanza energia. Ora, se io vi prendo dei modelli che sono in bulk pulito tutto l'anno, vi fanno vedere quanto sono tutti squartati, io li prendo in un'ottica di preparatore sportivo di qualsiasi sport, dico: ragazzo mio, mangia Cristo Santo, se no in campo non mi reggi un secondo. Questo perché non è un corpo attrezzato per garantire una buona performance. Se iniziassimo a ragionare così, ecco che quelle 3500-4000 calorie per l'uomo, perché dalle 2500 iniziali aggiungiamo le 1000-1600 calorie, e le 2500-1000 calorie per le donne sono un input necessario, di nuovo, per essere buoni atleti, per essere performanti. Poi in fase di cut, di preparazione gara, scenderemo, però quello è quello che serve per fare quello che dovete fare in sala, perché si riduce tutto a questo, a come lavorate in sala. Se non mangiate, non spingete, non c'è verso, percepirete intensità, ma di nuovo sarà un'intensità che percepite per la vostra stanchezza, non perché realmente la create in sala. Stringo il nodo al fazzoletto, ragazzi, perché farò un video sull'input calorico in fase di bulk, perché sinceramente non ce la faccio più con questi lean bulk o clean bulk o quello che vi pare, in cui si contano i pezzettini di sedano per non svaccare troppo. Siamo atleti, comportiamoci come tali, oppure chiudete questo canale perché non fa per voi. Ora, fatta questa panoramica iniziale, molte persone già inizieranno a pensare: ma Ludo, ma se io mi metto allora ad alti carboidrati, i grassi non li tocco se non un minimo, quelli indiretti e l'integrazione di omega 3, omega 6, quel che è, però veramente veramente pochi, non è meglio? Perché alla fine, parliamoci chiaro, se servono interviene ad novo l'ipogenesis, al massimo lo prendo al mio tessuto adiposo e a posto così, la performance la sostengo, quindi vado alla grande. Come vedremo, uno dei problemi principali è il pool di nutrienti totale, ma ci arriveremo. Però un altro problema è quello relativo alla flessibilità metabolica, e qua iniziamo un altro capitolo. Nel 99 Kelly ed altri hanno fatto una serie di ricerche e hanno coniato il termine di flessibilità metabolica. Cos'è che hanno visto? Hanno fatto una serie di ricerche su soggetti obesi e soggetti lean, quindi soggetti magri, dopo una notte di digiuno, e hanno visto che il rate di fat oxidation, quindi la percentuale di ossidazione lipidica in soggetti magri, era maggiore rispetto ai soggetti obesi, che non riuscivano a bruciare efficacemente i carboidrati. E in generale hanno visto in una serie di studi successivamente che in soggetti magri rispetto ai soggetti obesi c'è una maggior capacità di shift da parte del nostro organismo tra carboidrati e grassi, di nuovo a fini energetici, cosa che in soggetti obesi avviene difficilmente, ossia c'è quella che viene definita, è stata definita come mitochondrial indecision, una indecisione mitocondriale, ossia il mitocondrio, quando arrivano tanti substrati a disposizione, è come se fosse indeciso e non sapesse bene quali bruciare, non è efficiente nel comporre, perché è lui che deve farlo, nel comporre, dicevo, questo mix di benzina che alla fine andremo a utilizzare, cioè un mix di carboidrati e di grassi in funzione dell'intensità per ottimizzare la performance. Ora chiariamo subito una cosa: la flessibilità metabolica è un sintomo, un'osservazione, un termine che viene utilizzato nel caso in cui, per anche diverse ragioni, non si è efficienti nel shiftare tra diversi substrati in base alle necessità. Quindi è un po' come dire: è bagnato per terra. Può essere bagnato per terra perché ha piovuto, la finestra era aperta, perché si è rotto un tubo, perché sono uscito dalla doccia. In ogni caso è bagnato, ma non è che c'è un gene specifico che mi dice che il pavimento è bagnato e sarà bagnato, così come non c'è un gene specifico che mi dice che ho un'inflessibilità metabolica. E questo è il motivo per cui la flessibilità metabolica è influenzata da diversi fattori. Un primo fattore è quello che mangiamo, quindi carboidrati, grassi, alimentazioni sbilanciate, e proprio su questo ci torneremo, ma un altro fattore è uno stato di infiammazione subclinica che impatta negativamente con la flessibilità metabolica, in uno sfasamento dei nostri ritmi circadiani. Noi abbiamo un orologio centrale, un orologio periferico in ogni tessuto, che va a decidere il comportamento del tessuto in funzione dell'orologio centrale. Se siamo sfasati, si crea verosimilmente un'inflessibilità metabolica, un aumento del tessuto adiposo, problematiche a livello di overfeeding, problematiche a livello grasso intestinale. Insomma, ci sono tantissimi fattori correlati che impattano e che vanno a rendere
il nostro corpo meno efficiente nello scegliere questo mix. Di nuovo, il punto centrale è che il nostro corpo è perfettamente attrezzato per cavarsela, ma dobbiamo metterlo come atleti nella condizione di utilizzare il mix ideale a seconda di ogni esigenza, perché solo così saremo sicuri di ottimizzare la performance, ma ottimizzare in generale anche il nostro stato di salute, perché poi tutte queste problematiche vanno a ripercuotersi. La flessibilità metabolica, per esempio, non solo è causata da un'infiammazione subclinica, ma impatta aumentando lo stato di infiammazione subclinica, quindi è un cane che si morde la coda, un circolo vizioso che si crea e andiamo a degenerare in diverse malattie che possono essere da malattie di incidenti cardiovascolari, malattie derivanti dallo stress ossidativo, malattie metaboliche, diabete, malattie neurodegenerative, casi tumorali. Non è che la flessibilità metabolica causa il tumore, però è un cofattore che interviene. Dobbiamo sempre mantenere un approccio olistico e aperto. Ora, come detto, uno dei fattori che abbiamo a disposizione è proprio la alimentazione che noi abbiamo, sia un'alimentazione più ricca di carboidrati o più ricca di grassi. Se aumentiamo troppo i carboidrati e teniamo troppo bassi i grassi, il nostro corpo non sarà più efficiente nell'ottenere una buona ossidazione lipidica, quindi nell'ossidare il tessuto adiposo, mentre viceversa, se stiamo alti di grassi e bassi di carboidrati, in circostanze di overfeeding, andiamo a creare fino a una resistenza insulinica che porta il nostro corpo a non riuscire a gestire bene i carboidrati. E questa è una delle cose che succede, per esempio, a tutti i ragazzi che dicono: io non gestisco bene i carbo, io se faccio un bulk con i carbo alti mi appagno, mi gonfio, non funziona su di me, c'ho problemi gastrointestinali. E questo è un problema e vedi anche di risolverlo, caro mio, perché non è che puoi scegliere il minore dei mali e buttarti sugli alti grassi, perché parliamoci chiaro, è una scusa per mangiare il cazzo che ti pare. Ora, per dare quindi delle linee guida più o meno ampie, più o meno precise, ma non è questo il punto, però per indicarci più o meno la via a livello di ripartizione dei macros, quello che dobbiamo utilizzare è: o utilizziamo le percentuali che abbiamo visto all'inizio, oppure io personalmente, questo è un concetto empirico che non trovate sui libri perché è un qualcosa che utilizzo io personalmente, è semplicemente una trasposizione a livello analitico di quelle che sono le percentuali, è quella che io definisco la CG ratio, ossia il rapporto tra carboidrati e grassi della nostra alimentazione. Il totale dei miei carboidrati settimanali diviso il totale dei miei grassi settimanali. Di nuovo, mi rendo conto che col video precedente sul Lean Fit Macro sembra un paradosso, però stiamo parlando di linee guida generali da cui non essere ossessionato, e proprio con questo spirito utilizziamo questa CG ratio. Dovrebbe essere il numero finale, ossia carbo totali diviso grassi totali. Se prendiamo le linee guida e ipotizziamo di stare quanto più bassi possibili di carbo, quindi il 45% circa, e più alti possibili di grassi, quindi il 35%, ipotizzando l'alimentazione delle 2500 calorie, possiamo prenderne una qualsiasi tanto numero percentuale, dividiamo i carbo totali per i grassi totali e ci esce circa 5 come numero. Quello è il minimo della nostra CG ratio, ossia carbo totali diviso grassi totali settimanali dovrebbe uscire minimo 5. Se siamo sotto 5 ci conviene forse spingere un po' di più sui carboidrati. Se invece vado a prendere il numero massimo di carboidrati e il numero minimo di grassi, il numero che esce è circa un 7,5. Ora, questo numero, che dovrebbe essere compreso da 5 e 7,5, va bene per soggetti sedentari. Nel caso di soggetti sportivi, atletici, che fanno sport anaerobici, il quantitativo di carboidrati dovrebbe essere un filo più alto. Quindi possiamo dire, ma di nuovo ragazzi, sono stime empiriche basate sull'osservazione di quello che funziona sugli atleti in generale in tutto il mondo, in base alla mia esperienza, possiamo dire tranquillamente che possiamo salire fino a 10, quindi tra 5 e 10. Ora potremmo andare un po' più in alto, ho visto persone stare molto più in alto, però dal mio punto di vista 10 è un numero un po' più safe, un po' più salvifico, se così possiamo dire. Piccola parentesi, perché sugli atleti possiamo spingerci un po' di più? Non solo perché hanno bisogno di più carbo, ma semplicemente perché li gestiscono meglio, ossia considerando che parte dei carbo saranno inseriti a ridosso dell'allenamento, quindi pre-intra e post-workout, in un contesto in cui GLUT4 sono attivi e traslocati in membrana indipendentemente dall'azione dell'insulina, allora c'è un impatto molto più basso di questi carboidrati nella nostra alimentazione rispetto all'impatto che ha su un sedentario, quindi possiamo verosimilmente spingerci un po' di più. Ok, da questo discorso della flessibilità metabolica già avete intuito perché non conviene sbilanciarsi troppo da una parte o dall'altra, quindi non conviene neanche stare troppo alti di carboidrati e non avere assolutamente grassi nella nostra alimentazione. Ora, facciamo un piccolo recap, è veramente il passo prima del dessert, l'ultimo main course che vogliamo gustarci insieme. Il recap di quali sono le diverse voci di spesa energetica che ci servono in una fase di bulk. Innanzitutto, come abbiamo detto, una spesa energetica minima per le attività che facciamo nel quotidiano, che è più o meno di 2500 calorie per l'uomo, 2000 per le donne, e questa spesa energetica abbiamo visto essere ripartita tra carboidrati e grassi nelle percentuali che abbiamo visto, quindi un po' più di carboidrati, un po' meno grassi. Abbiamo poi l'attività dell'allenamento, che va ad aggiungere un 5
500-1000 calorie per le donne, 1000-1600 calorie per l'uomo. Di nuovo, allenamento fatto bene. E tra parentesi, questo va anche a sostegno del fatto che tutte le persone che propinano gli high fat e low carbs in genere o non parlano di allenamento, o parlano di allenamento e francamente meglio stessero zitti, oppure utilizzano l'escamotage del power building, che è quel mezzo per cui non sollevo tanto perché non sono un powerlifter, non devo solo, io faccio power building, però non mi alleno neanche intensamente perché no, io sto facendo power building, sto tra le due. Qui praticamente quel compromesso per cui agli occhi di un powerlifter, agli occhi di bodybuilder mi alleno di merda, però agli occhi di chi fa power building con me mi alleno bene, e dedicherò un video anche a power building, non vi preoccupate, arriveremo anche là. Abbiamo poi un'epoca, perché dopo l'allenamento c'è un periodo in cui abbiamo un maggior consumo calorico per il debito di ossigeno che andiamo a creare, abbiamo un aumento del NEAT nel momento in cui prendo peso, quindi il NEAT impattirà di più quello che vado a fare nel corso della giornata. Se peso di più durante un arco di 1-2 anni di off-season, io andrò a spendere più calorie anche semplicemente camminando. Abbiamo un incremento di performance, quindi questa performance andrà ad aumentare gradualmente nel corso del mesociclo, perché mi allenerò più intensamente, solleverò di più, riuscirò a esprimere più densità di allenamento, eccetera eccetera. E abbiamo anche un'altra voce importante, che è l'adaptive thermogenesis, ossia il fatto che se io aumento le calorie, a un certo punto il mio corpo, anche lasciando tutto invariato, arriva a spendere le stesse calorie per mantenere l'omeostasi, quindi sostanzialmente rende molto più inefficiente a livello termodinamico la macchina. In sostanza disperde molto più calore, spreca molto più energia. Questo è il motivo per cui se io mi metto in un surplus di 300 calorie, quindi spendo 3000 calorie e mi metto a mangiarne 3300, non è che ingrasso all'infinito e divento obeso, ma a un certo punto mi assesterò e manterrò il mio peso. Questo è sia per l'aumento di performance, ma anche per l'adaptive thermogenesis, che è il motivo per cui in una fase di bulk gradualmente dobbiamo aumentare le nostre calorie. E di nuovo ringrazio tutti i sostenitori dell'Inbulk che stanno facendo stallare le persone da 10 anni a questa parte. Grazie, veramente state distruggendo questo sport. Perché sono importanti queste voci? Non tanto per calcolare le calorie alla fine, ma vedere le percentuali di ripartizione, ossia le calorie di mantenimento sono una percentuale più alta di carbo e un minimo di grassi. La performance principalmente carbo, perché anche se utilizziamo sistemi aerobici, un mix, comunque stiamo lavorando intensamente anche nella fase di recupero, il battito cardiaco accelerato, quindi verosimilmente sono quasi tutti, non del tutto, però una buona percentuale, sono carboidrati quelli che utilizziamo. L'EPOC, ancora l'intensità è tendenzialmente elevata, quindi un po' più di carbo rispetto ai grassi. Il NEAT, un mix di carbo e grassi. L'Adaptive Thermogenesis, un mix tra carbo e grassi. L'aumento di performance, carboidrati. Quindi già ad occhio capiamo che se dobbiamo sparare delle percentuali, dobbiamo essere sproporzionalmente più alti di carboidrati rispetto ai grassi. Questo è il punto, cioè è logico, non c'è niente da cercare di ragionare o trovare il pelo nell'uovo, eccetera. Ad occhio capiamo che utilizziamo più carbo, abbiamo bisogno di più carbo, poi di nuovo il nostro corpo si adatta perché si adatta, però abbiamo bisogno di carboidrati, quindi perché scomodarlo e perché non ottimizzare quello che possiamo ottimizzare? Ok, mentre stavo montando il video mi è stato linkato un articolo di Enselmans, che è una meta-analisi riguardo all'utilizzo di carboidrati e quantitativi di carboidrati. In breve, la meta-analisi va ad analizzare 49 studi sull'utilizzo di carboidrati in acuto, nel medio periodo, nel breve periodo e nel lungo periodo, e va a concludere che un quantitativo, quello consigliato dalla linea guida, che arriva a 10 grammi per chilo di peso corporeo per il crossfit, il powerlifting, lo strongman, il bodybuilding, quindi in generale sport di forza, può essere eccessivo. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio lo studio. Allora, insomma, cerco di andare spedito. Questa prima parte vede gli studi che sono stati fatti con l'integrazione di carboidrati durante. Ora, quello che possiamo vedere è, ad esempio, qua ci sono soggetti non allenati, quindi ci interessa relativamente perché non è che potranno esprimere tanta forza. Sono diversi esperimenti sono stati fatti con strength athletes, altri con crossfitter. Ad esempio, una cosa però che vi faccio vedere, perché quando andiamo a vedere gli studi nello specifico, ad esempio qua, questo studio è stato fatto su crossfitter, è stata vista che non c'è differenza in allenamenti che duravano circa 30 minuti, quindi è uno studio che non ci interessa veramente, perché stiamo parlando di allenamenti di crossfit che durano 30 minuti, quindi è un qualcosa di assolutamente totalmente diverso, e grazie al cavolo che non c'è bisogno di carboidrati, perché comunque l'utilizzo di glicogeno è veramente veramente minimo. Allo stesso modo vi faccio vedere quest'altro studio di Smith, che vado a riprendervi qua per come sono intabellati, perché questa è una cosa che poi ho notato. Allora, eccolo qua, lo studio Smith, che dice, vabbè, soggetti che si allenano, carboidrati BCA, gli esercizi erano fatti a 5 serie a cedimento al 65% dell'RM. Andiamo a vedere lo studio nello specifico, perché non c'è scritto cedimento, questo è lo studio di Smith. Andiamo a rivedere sempre, 65%,
Until Volitional Fatigue. Volitional Fatigue è, non è il cedimento muscolare, la Volitional Fatigue è l'accumulo di fatica volontaria, cioè si fermavano quando sentivano accumulare fatica. Allora, vediamo la parte dedicata allo short term, quindi al breve periodo. Qua che cosa si è fatto sostanzialmente? Sì, è utilizzato un approccio ad alti carboidrati versus un approccio a bassi carboidrati per un periodo tendenzialmente breve. Però se noi andiamo a vedere, ad esempio qua, i soggetti in questo studio di Escobar, i soggetti hanno consumato una dieta regolare per 5 giorni e poi nel gruppo a carboidrati è stato seguito, ecco qua, una dieta da circa 3000 calorie con alti carboidrati e invece nell'altro gruppo circa 2000 calorie a bassi carboidrati, cioè 213. Parla di CrossFit in questo caso, quindi è un qualcosa che non ci interessa relativamente, però stiamo sempre su appunto il contestualizzare, cioè se io faccio fare 5 giorni la dieta usuale delle persone, poi il fatto che 2 giorni siano più bassi, più alti, non è che ha un impatto subito diretto, cioè un impatto nel breve periodo, però realmente non ci interessa. Qua ad esempio un altro studio di Hatfield ha comparato soggetti, uomini che si allenavano per la forza, quindi strength athletes, una dieta col 50 o l'80% di carboidrati per 4 giorni. Di nuovo, 4 giorni sono pochi, poi qua 4 serie da 12 di jump squat al 30%, quindi capite che il protocollo di allenamento è quel che è. Però il discorso è sempre quello, non sto comparando un basso carbo e alti carbo, sto comparando una dieta con il 50%, che è una dieta comunque, come abbiamo visto dai range precedenti, un'ottima dieta con un giusto quantitativo di carboidrati, con una dieta spropositata da un punto di vista dei carboidrati, quindi troppi carboidrati, per cui probabilmente anche considerando l'allenamento che stavano facendo, stiamo passando da un quantitativo giusto a un quantitativo, un surplus che non era necessario. Quindi i findings, le conclusioni sono quelle che ci interessano. Qui su un supplemento di 4 grammi al chilo al giorno o il placebo, e però stiamo parlando di soggetti che facevano hockey training. Anche qua vediamo questo studio, donne sedentarie stavano in 24 donne sedentarie in un deficit di 500-800 calorie di una conventional diet, 12 utilizzavano questo deficit, mentre le altre 12 avevano una very low carbs ad libitum. Capite che non posso concludere, anche perché poi soprattutto sono donne sedentarie. E poi qua questo studio che è stato fatto su atleti enhanced di bodybuilding, e la capite che enhanced vuol dire tutto, non vuol dire niente, quindi è uno studio che ha troppe, veramente troppe variabili. Qua ad esempio 7 giorni di dieta abituale contro 7 giorni a bassi carbo, qua veramente bassi rispetto a carbo più alti, però la sperimentazione è stata fatta su un qualcosa che ha poco a che fare, perché è stato calcolato l'1RM, quindi non è stato fatto poi, anche se erano soggetti che si allenavano con il loro solito log, anche in questo caso venivano fatti continuare ad allenare con il loro protocollo di allenamento, quindi c'è tanta variazione, però in questo caso poi la sperimentazione è stata fatta su un tipo diverso di allenamento, quindi ci sono variabili, perché magari alcuni soggetti erano più preparati, altri meno, e poi un tipo di allenamento, quello dell'1RM, che non va ad essere l'allenamento specifico che facciamo nel bodybuilding. Ora, un altro, andiamo avanti, il long term, quindi sul lungo termine, quello che succede. Abbiamo visto powerlifter e olympic weight lifter con la low carb, ketogenic, addirittura qua la ketogenica, atleti di crossfit, di nuovo con la ketogenica. Qua ad esempio questo studio è stato fatto su atleti uomini e donne, 21 atleti di forza, overweight, però vuol dire poco perché potrebbe essere di massa muscolare, perché è stato considerato il BMI. Interessante, l'unico problema è che sono regimi ipocalorici in ogni caso, quindi alti carbo, bassi carbo, stiamo parlando di un contesto diverso dal nostro. Di nuovo atleti di CrossFit, ecco, male bodybuilders e low carb, qui la chetogenica contro la Western Diet, la chetogenica a 3400 calorie, Western Diet 2-3500 calorie. Quindi abbiamo un quantitativo poi peraltro esagerato di proteine, veramente abbastanza alto, però ci sta. Hanno mantenuto il loro normale allenamento e poi è stata verificato l'1RM di panca e squat. Però a me quello che mi interessa sapere non è la performance di un bodybuilder sull'1RM, perché sto prendendo un soggetto che è drammaticamente scarso nel fare dei massimali e li sto facendo fare dei massimali, non impatta tanto il regime alimentare, cioè non può impattare più di
di tanto, e sicuramente non è quello che mi interessa a me come bodybuilder, perché voglio vedere l'efficacia di un programma alimentare sulla performance mia, che serve a mia, quindi che serve a me sui risvolti ipertrofici. Qua ancora uno studio della chetogenica in cui però hanno calcolato l'1RM, il cambiamento dell'1RM. Insomma, possiamo andare avanti all'infinito, bene o male avete capito il quadro. Specifichiamo però una cosa, perché qua che casca l'asino: queste meta-analisi non hanno lo scopo di dimostrare un qualcosa, nel senso che, come detto, le linee guida vanno in tutt'altra direzione. Difatti gli stessi ricercatori non concludono che con questo si dimostra che, perché molto spesso quello che vedo è che, ok, presento questa meta-analisi e dico, ok, in questa meta-analisi è stato dimostrato, in questo caso, che non servono così tanti carboidrati, in questa meta-analisi è stato dimostrato questo e quest'altro. Non è così. Queste meta-analisi servono a dare degli altri punti di vista rispetto a quella che è una corrente maggioritaria, e va benissimo così. Ricordo che le linee guida fino a pochi decenni fa dicevano di utilizzare il fruttosio perché aveva un indice glicemico più basso, e senza considerare che, come abbiamo visto, è stato poi scoperto che una via metabolica per il grasso molto più breve. Allo stesso tempo si diceva di utilizzare la margarina invece che il burro, perché così si evitava un eccesso di acidi grassi saturi. Poi è stato visto l'impatto negativo sulla salute degli acidi grassi trans. Quindi tutte queste riflessioni che vengono fatte hanno lo scopo di instaurare un contraddittorio, però questa meta-analisi non dimostra alcunché, piuttosto va a evidenziare quelli che sono gli studi, perché di questo si tratta, di tutti gli studi che sono presenti, per cui la maggior parte vanno a suggerire una conclusione. Qua si presentano tutti gli studi che sono stati selezionati proprio per questo, che vanno a dimostrare in qualche modo l'esatto opposto, e quindi si invita ad una riflessione, che è quella che abbiamo fatto insieme, nel senso che io, come bodybuilder, vado a prendere questi studi, li analizzo e, tolti gli studi fatti su crossfitter che si allenano meno di 40 minuti, tolti gli studi fatti su atleti ricreativi o sedentari, tolti gli studi fatti in deficit calorico, tolti gli studi fatti su bodybuilder che si allenano sull'1RM, tolti gli studi fatti su giocatori di hockey o giocatori di altri sport, tolti gli studi in cui il test viene fatto con jump squat o altre attività che non mi riguardano, rimangono alcuni studi su strength athlete con inclusion criteria, quindi dei criteri di inclusione del concetto di strength athlete molto larghi per la verità, che peraltro più di tanto non vanno a dimostrare, se non che un approccio moderato ai carbo è sicuramente ottimale, un surplus senza un reale senso o motivo non sembra dare dei benefici ai performance, ma di nuovo in un periodo che va massimo a 8 settimane, quindi più di tanto non mi interessa. Quindi vedo questo studio, tengo conto di un'opinione minoritaria, ma vedo che tutti questi studi non sono applicabili su di me. E questo è come funziona il metodo scientifico e la letteratura scientifica. La scienza non dimostra mai un qualcosa con un singolo studio, una singola meta-analisi, non è che così che funziona. La scienza piuttosto dimostra in negativo, cioè se io mi metto a battere le mani e vedo che non arrivano leoni, no? C'è quella storia del signore che batte le mani in mezzo a Milano e gli dice: perché batte le mani? Beh, perché così non arrivano leoni. Ma non ci sono leoni a Milano, appunto, perché sto battendo le mani, vedi che funziona. Non è che battendo le mani io dimostro che non arrivano leoni, piuttosto posso dimostrare che non battendo le mani i leoni non arrivano. Quindi la scienza funziona soprattutto in negativo, e quando si parla di studi, quando si utilizzano gli studi, bisogna attenersi a una valutazione prettamente scientifica, perché se applichiamo un metodo scientifico nel portare avanti determinati studi, dobbiamo anche portare un metodo scientifico nel analizzarli. E voglio però vedere con voi quello che è l'articolo adesso, perché sull'articolo abbiamo un discorso un po' interessante, perché va a scrivere Enselmans il motivo perché non ci sono effetti nel lungo termine date dai carboidrati, e secondo lui i motivi sono tre. Il primo motivo è che il rilascio dell'insulina e l'aumento del sangue porta alla conversione di lattato tramite il ciclo di Cori in una resintesi di glicogeno sostanzialmente, e questo sicuramente è un punto. Però la cosa che mi viene a dire è: perché io devo utilizzare uno scarto e forzare il corpo a risintetizzare il glicogeno, se il punto è proprio che voglio risintetizzare il glicogeno? È sempre quello il discorso che facevamo all'inizio: il nostro corpo è perfettamente attrezzato per muoversi al meglio in qualsiasi situazione, far fronte a qualsiasi situazione, però rendiamogli le cose facili, perché questo nel lunghissimo periodo, quindi non lungo periodo di 8 settimane, ma nel lunghissimo periodo mi permetterà di massimizzare la mia performance. Allora, vado un attimo al terzo punto, che il glucosio può essere prodotto dalla gluconeogenesi dagli amminoacidi. Questo è sicuramente un punto principale, è un punto sensibile.
pensato, l'unico punto che stiamo a capo a 12, cioè perché devo andare a utilizzare un altro apporto proteico, togliere l'azoto dalle proteine, utilizzare la gluconeogenesi e convertirle in glucosio se posso utilizzare il glucosio. Cioè è un metodo più efficiente, un metodo più ottimale, un metodo più sensato, e evito quello che è comunque un impatto acidofilo delle proteine che porta a un uptake di calcio dalle ossa e soprattutto all'environment a livello intestinale che si crea un alto apporto proteico che è stato direttamente correlato, direttamente insomma come con causa correlato a tumori al colon, a problematiche a livello di microflora intestinale, quindi tutto quello che è lo studio della microflora intestinale che adesso sta venendo associata a performance a un sacco di fattori. Difatti quasi tutte le alimentazioni alti carbo, bassi carbo eccetera erano molto alte di proteine, quindi anche là sarebbe stato interessante vedere invece un approccio con le proteine un po' più basse, un po' più ponderato ed equilibrato. Ora questo secondo punto in realtà è quello che mi lascia un po' di stucco, perché da un punto di vista biochimico l'utilizzo della gluconeogenesi a partire dai trigliceridi è assolutamente fantasia, cioè ha senso da un punto di vista prettamente biochimico, nel senso che il glicerolo può essere trasformato in glucosio tramite gluconeogenesi. In effetti il glicerolo è un alcol, ha una struttura con uno scheletro carbonioso, quindi molto affine a quello che sono i carboidrati. Il discorso è che come sono strutturati i trigliceridi? Abbiamo il nostro glicerolo e abbiamo poi tre acidi grassi. I tre acidi grassi sono anfipatici. Anfipatici vuol dire che hanno una molecola anfipatica in chimica, è una molecola che ha un gruppo idrofobico e un gruppo idrofilo. E in effetti gli acidi grassi hanno una testa idrofila, un gruppo carbossilico e una coda idrofoba, una catena carboniosa. Proprio per questa ragione non possono essere lasciati liberi nel torrente ematico, farebbero danni. Per cui per questa ragione vengono legati al glicerolo. Quindi il problema di base è che noi possiamo prendere due molecole di glicerolo e trasformarle in glucosio. Quindi quello che dovremmo fare è prendere due trigliceridi, staccare le due molecole di glicerolo, unirle in una molecola di glucosio. Il problema è che ci avanzano poi questi sei acidi grassi. Il discorso è che o li andiamo a bruciare oppure dobbiamo rilegarli al glicerolo. Il nostro corpo logicamente non si mette in questa situazione, quindi questo processo, questa reazione chimica non avviene. Se avvenisse delle diete chetogeniche ad altissimi grassi e a bassi carboidrati, un contenuto medio di proteine, semplicemente non porterebbero a chetosi, perché il nostro corpo continuerebbe a produrre il glucosio per le sue necessità e quindi non si andrebbe in chetosi fisiologica, cosa che non avviene. Quindi è un processo che realmente non avviene, mentre invece sappiamo che non entriamo in chetosi quando abbiamo un contenuto di proteine molto elevato, proprio perché la gluconeogenesi a partire dall'amminoacidi è un processo che effettivamente avviene, ossia se noi stiamo a bassi carboidrati ma abbiamo tantissime proteine e un medio contenuto di grassi, non andiamo in chetosi perché il nostro corpo continua a utilizzare il glucosio a partire dalle proteine, dagli amminoacidi, togliendo l'azoto e trasformandolo tramite gluconeogenesi in carboidrati. Quindi per questa ragione in realtà questa seconda argomentazione non ha veramente senso. Ok, abbiamo parlato di sistemi energetici, abbiamo visto quanto dovremmo mangiare indipendentemente dall'allenamento, ci abbiamo messo l'allenamento, abbiamo visto cosa consumiamo e quanto consumiamo, abbiamo parlato brevemente di flessibilità metabolica, abbiamo visto le diverse voci di spesa in una fase di off season. Quindi che cosa ne ricaviamo da tutto questo? Che sì, la percentuale di carboidrati dovrebbe essere più alta. I carboidrati più alti hanno un chiaro vantaggio nella nostra performance, perché va bene prendere singoli studi o ragionare su singoli fattori, però in ultimo ragazzi le linee guida ufficiali di diversi enti stanno là proprio perché sono delle linee guida stabilite da chi gli studi li sa leggere, interpretare e soprattutto sa prendere tutti gli studi e non uno solo da analizzare. E generalmente le linee guida attuali ci danno due indicazioni importanti: in primis un input glucidico che superi il 55%, quindi il totale delle calorie derivanti dai carboidrati deve superare il 55% del monte calorico giornaliero, che ovviamente vuol dire più o meno carboidrati in base a quante calorie stiamo. In secondo luogo ci dà un quantitativo per attività moderate e intense di circa 5 fino a 10 grammi per chilo di peso corporeo, quindi un soggetto che pesa 80 kg dovrebbe stare almeno tra i 400 e gli 800 grammi di carboidrati. E non vuol dire che se peso 80 kg devo arrivare a 800, vuol dire che posso arrivare a 400, posso arrivare a 500, posso arrivare a 600 in base a come mi spremo, in base al mio monte calorico, in base al mio obiettivo. Quindi non vuol dire che bisogna mettere le persone a 800 grammi di carboidrati, perché tanto quando dico questa cosa so che prendete, pizzicate delle frasi e dite: ah, Ludovico ha detto che bisogna stare a 800 grammi di carbo. Ci sono persone che stanno tranquillamente a 800 grammi di carbo, ma non tutti, logicamente, è soggettivo. Queste sono le linee guida che, se rapportiamo al fatto che comunque le proteine devono avere un minimo intake per gli atleti di 1,5 grammi per chilo di peso corporeo, vediamo che i nostri grassi scendono verso il 20%, la percentuale di grassi va verso il 20%.
100%. Già questa argomentazione dovrebbe essere sufficiente a far riflettere sulle persone che, se non gestite bene i carboidrati, se non li mangiate, se avete problemi perché vi vedete sporchi, state sbagliando qualcosa. Uno, perché dovreste gestirli; due, perché non potete fare i ragazzini fissati sul vedervi puliti tutto l'anno. Se lo fate, io spero, ma veramente vi auguro, che vi paghino decine di migliaia di euro al mese per stare così e per fare modelli, perché allora avrebbe un senso. Perché se no un senso non ce l'ha, perché vi state rovinando la vita, vi state rovinando la salute e vi state rovinando questo sport. Però soprattutto, di nuovo, facendo le ricerche e prendendo spunto dai video o dagli interventi che mi avete mandato, di nuovo senza far vedere il nome, se no logicamente i video, perché c'era là un cristiano che parlava, quello che ho notato è questo, e questo è il clou, il fulcro di questo video, ed è un messaggio a cui tengo particolarmente perché non se ne parla veramente mai. Le alimentazioni che poi venivano fatte ad alti grassi erano alimentazioni che non solo erano sbilanciate grassi e carbo, quello secondo piano, dopo, erano totalmente sbilanciate da un punto di vista di microelementi e di micronutrienti. Ossia, sostanzialmente era un mangiare veramente il peggio del peggio. Tanti salumi, tanti formaggi, tanto burro, una caterva di burro, di arachidi, di mandorle, di frutta secca e ogni tanto la grazia di buttare un filo di olio extravergine d'oliva. L'altro che viene proposto poi è l'olio di cocco, perché di nuovo contiene MCT. Abbiamo già parlato degli MCT, ma il punto è che l'olio di cocco è ricchissimo di acido laurico, che è uno dei peggiori a livello di impatto sulla salute cardiovascolare. Questo era, ed è un messaggio, ragazzi, che non è soltanto sbagliato, è pericoloso. È pericoloso per tutti quei ragazzini che vi vedono, che iniziano a imitarvi perché fa figo, perché vi comprano il burretto d'arachidi dal vostro brand che vi dà i soldini per fare sti omicidi di massa, perché questo state arrivando a fare, ed inizia ad avere un'educazione alimentare sbagliata, inizia a farsi del male. Tutte le problematiche che derivano dal comportamento alimentare che voi state facendo passare sono quelle che vengono definite chronic disease, ossia delle malattie croniche, degenerative, che avvengono nel tempo, in cui vi distruggete costantemente con delle alimentazioni completamente sbilanciate. L'approccio che si fa passare adesso è un approccio riduzionista, che vede sulle macros, ossia, idealmente, io ho fatto tutto questo video parlando dei macronutrienti, ok? Quindi potevo anche concludere idealmente che potevamo stare più grassi di carbo, che non cambiava niente, oppure posso dirvi che il corpo bene o male si adatta, quindi ok, avete un calo di performance, però andate avanti lo stesso, e se vi piace mangiare grassi, mangiateli. Però il problema è che voi non andate al mercato a chiedere un chilo di carbo, 500 grammi di grassi, un chilo di proteine, eccetera. Voi dovete prendere questi macros e renderli un'alimentazione completa. Quindi il punto è che alla fine, anche se il corpo si adatta, non è sensato stare alti di grassi e bassi di carbo, perché l'alimentazione che porteremmo in tavola sarebbe un'alimentazione sbilanciata. Adesso vi spiego perché. La nutrizione ha due goal principali. Il primo goal è quello di evitare una carenza nutrizionale, quindi apportare tutti i nutrienti, e il secondo goal è quello di evitare una tossicità, cioè ci sono degli upper limit e ogni alimento ha dei mini composti tossici, che ovviamente non sono pericolosi perché per essere messo in commercio richiede determinati standard di approvazione, però nel momento in cui abusiamo di un certo alimento, questi elementi tossici creano semplicemente dei mus, delle situazioni di infiammazione che poi col tempo possono creare problemi. Ed è per questo che l'alimentazione deve essere, come lo sappiamo, varia. Questo è il motivo per cui deve essere varia, perché così è completa e non rischiamo niente. Ora, se noi siamo alti di grassi, quali alimenti possiamo portare a tavola? Possiamo portare salumi e formaggi? No, sono ricchi di acidi grassi saturi, quindi comunque dobbiamo prenderne veramente, veramente pochi. Possiamo portare la carne grass-fed? Sì, carne grass-fed va bene, però comunque ci sono tanti acidi grassi saturi, quindi per quanto ci sia una buona percentuale di omega 3, dovremmo ridurla nel corso della settimana. Possiamo portare il salmone e pesci grassi? Sì, ma dovrebbero essere comunque selvaggi, costano un sacco e, parliamoci chiaro, non ne porterete mai tanto. Non andrete mai a prendere del salmone selvaggio, dei pesci grassi selvaggi e mangiarli frequentemente, perché non piacciono quasi a nessuno, impuzzoliscono casa e costano veramente tanto. Quindi potete prenderli, sì, vi incentivo a prenderli per carità, però verosimilmente li prenderete quell'una o due volte a settimana. Posso prendere le uova, sono sì acidi grassi saturi, ma non impattano negativamente sulla mia salute, però tutto quello che ho detto fino a qua, quindi salumi, formaggi, carne grass fed, salmone, uova, sono tutte proteine animali, quindi sono tutte fonti di origine animale che devono essere contrabbilanciate con tanta frutta, verdura e alimenti probiotici, altrimenti hanno due problematiche principali, ossia sono acidofili, quindi hanno un impatto acido che deve essere tamponato con un'immissione di calcio da parte delle ossa nel sangue, quindi viene preso del calcio, viene messo nelle ossa del sangue, quindi sì, il nostro corpo è perfettamente attrezzato, ma a scapito delle ossa, e in secondo luogo creano una microflora cosiddetta putrefattiva a livello intestinale, quindi deve essere bilanciata da tanti pre-probiotici. Indovinate dove si trovano pre-probiotici, frutta, verdura per tamponare? In fonti ricche di carboidrati.
carboidrati, quindi già da questo capiamo che ci dovrebbero essere tanti carbo rispetto ai grassi. E a questo punto i nostri influencer si giocano la carta del burro d'arachidi, perché il burro d'arachidi ha acidi grassi insaturi, quindi teoricamente fa bene. Il problema è che è terribilmente ricco di omega 6, quindi di nuovo non solo ci sono elementi tossici, tra l'altro le arachidi sono legumi, quindi creano distress a livello intestinale se mangiati in alta quantità, ma andremo ad accumulare tantissimo omega 6, che è uno dei motivi per cui ci sono così tante campagne sul rapporto omega 6 omega 3 nella nostra alimentazione. Un eccesso di omega 6 va a rompere questo equilibrio, non entriamo nella dinamica, magari ci dedicheremo un video a parte, però sta di fatto che sta venendo associato a tantissime problematiche, fino anche a vederlo come concausa di diversi tumori, malattie neurodegenerative, stati addirittura di depressione, quindi non è il caso di abusare di frutta secca. Alla fine ci rimangono pochi acidi grassi su cui possiamo puntare, però il problema principale è che se stiamo a 150-200 grammi di grassi al giorno, stiamo mangiando tanto di poche fonti. Stiamo togliendo varietà a tantissime altre fonti che sono quelle glucidiche. Tantissimi cereali, tantissimi ortaggi, tantissima frutta, tantissimi legumi, sono tutte fonti di glucidi che non solo hanno un impatto probiotico, prebiotico, benefico, ma soprattutto sono ricche di un sacco di elementi e ci permettono di avere un'alimentazione veramente ricca e veramente bilanciata, perché se mangiamo tantissimi grassi e pochi carbo avremo una carenza di varietà nella nostra alimentazione, quindi inizieremo a essere deficitari di alcuni microelementi, che non si tramuterà sicuramente in una situazione patologica, però di nuovo andrà a creare tutti quei mus, tutti quei distress che da una parte faranno male alla nostra salute, potrebbero causare nel lungo periodo delle patologie vere e proprie, o comunque vanno a inficiare quelli che sono i nostri risultati, la nostra performance, il nostro benessere nel quotidiano, e non ne vedo il senso. Di nuovo, quando parliamo di alimentazione, non guardate solo i macros, prendete i macros che vi suggeriscono, eccetera, ma cercate di vedere concretamente, a livello pratico, che cosa andrebbe a comporre un'alimentazione simile, perché se anche i macros sono ideali ma a livello pratico ci vanno a dare delle carenze nutrizionali, una carenza di micronutrienti, di alcuni composti, non ci permette di sfruttare determinati elementi, allora ragazzi, ma qual è il senso? Di nuovo una visione riduzionista, una visione da ignoranti che non hanno una visione generale della nutrizione e parlano a sproposito. Abbiate sempre un quadro generale, ragionate sempre su quello che veramente vuol dire un'alimentazione sana ed equilibrata, e vi dico che nel bodybuilding purtroppo questo messaggio non viene fatto passare, e ci sono cascato anch'io all'inizio. Il problema principale era sempre pensare che noi eravamo da un'altra parte. Vabbè, ma nel bodybuilding queste cose no, nel bodybuilding non troppo integrale, nel bodybuilding mangiamo tante proteine. In realtà più andiamo avanti più stiamo vedendo che la nutrizione sportiva ha dei piccoli dettagli rispetto comunque a quelle che sono le regole della nutrizione generale, perché lo scopo è sempre quello di stare in salute, perché se state in salute, solo se state in salute, allora potete performare bene, potete lavorare bene in sala, potete adattarvi bene allo stimolo allenante. Quindi di nuovo il mio augurio con questi video è quello di farvi fare un passo indietro, guardare il quadro più generale e capire concretamente come muovervi. E quindi il giusto sta nel mezzo, non esagerare da nessuna parte, garantire un'alimentazione varia, equilibrata e sana. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto, qualsiasi domanda, qualsiasi proposta, qualsiasi pensiero per i prossimi video, non lo so, ditemi voi qua sotto, io ho detto la mia, ho parlato, adesso sta a voi.